Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi vedremo La Notte Silente. Lancia del set black metal, La Notte Silente infligge danni moderati con impatto pesante in un arco ampio. Attacco mulinello, un attacco pesante che infligge danno e notevole respinta in un raggio di 0,5 unità dal punto di impatto. Allora, la prima perk di questa mia lancia è: eliminare un nemico con quest'arma riduce di 8% la tua salute attuale e infligge da 26 a 151 di danno base a seconda della tua percentuale di salute mancante, in un raggio di 0,5 unità. Si può verificare solo ogni 3 secondi, quindi inutile dire che essendo una lancia andremo a implementarla in una build di ninja, e in quanto la utilizzerò appunto con una build di ninja, comunque non avrò mai problemi di vita, nel senso che nella build ci andrò a inserire magari il survivalista e continuando ad attaccare con l'arma andrò a colmare la mia mancanza di vita. Sì, noi potremmo optare per la sanguisuga vitale e così andremo ad annullare l'effetto della prima perk, ma non è quello il senso. Comunque, più mi tolgo vita e più rimango in vita magari con lo scudo, più il mio attacco pesante magari riesce a infliggere danno. Ecco perché io ho optato per tenere un livello critico e due danni critici e aggiungere fino all'80% di danni bonus in base alla percentuale della tua salute mancante. Allora, vi anticipo una cosa: con l'attacco secondario è possibile utilizzare Sara Anticoccole e spammarlo all'infinito, ovviamente a patto che continuate a uccidere zombie eccetera eccetera. Io andrò a provarla in una missione Elimina e Raccogli al 132 e vedremo un attimo come si comporta. Comunque, come tutte le armi del set Black Metal, quest'arma è settabile su fuoco. Ciò ve lo consiglio particolarmente in quanto comunque abbiamo molte armi più forti spammabili con Sara Anticoccole, e qualsiasi arma vista precedentemente fa il suo dovere al meglio. Portarla di fuoco secondo me sarebbe un'ottima scelta, oltre che rendere l'arma esteticamente più bella, renderà anche l'attacco secondario molto più figo con l'effetto di fuoco, e ovviamente contro i nemici di tipo natura sarà il top del top. Ma resta solo a voi la scelta. Ovviamente io il video l'ho incentrato sull'elemento fisico, in quanto comunque non è settabile energia e l'ho utilizzata comunque in una missione dove non c'è il modificatore dell'elemento, dove comunque abbiamo tutti gli elementi. Ma ci tengo a ricordarvi che comunque l'elemento fuoco su quest'arma potrebbe tornare veramente utile. Quindi l'arma in sé non mi dispiace neanche troppo, se devo dirvi la verità. Certo, non è comunque ai livelli delle armi sul round, non è ai livelli della faccia al vapore, non è ai livelli di tutte quelle armi spammabili, però è una variabile davvero comoda da utilizzare, se posso essere sincero. Comunque il suo bel danno devo dire che comunque ce l'ha, e una cosa che comunque manca ancora sono ancora gli eroi di questo evento. Infatti non possiamo sapere quali perk ancora ci nascondono e come verranno utilizzate in futuro. Comunque, con questa lancia, più noi attaccheremo, più verremo attaccati, quindi, oppure, più recupereremo lo scudo, ma comunque con l'attacco perderemo lo stesso vita, più noi continueremo ad aumentare il nostro danno in base sia all'ultima perk, e sia in base magari anche alle perk nuove che usciranno. Perché ci tengo a dirvi questo? Perché comunque, essendo un'arma spammabile, raga, potremmo infliggere veramente un sacco di danno anche agli zombie altissimi. Più noi riceviamo danno, più incrementiamo il nostro danno, e continuando ad attaccare comunque in mischia possiamo incrementare veramente il danno di una maniera esagerata. Ora in solo è davvero rischioso, nel senso che comunque rischio di perdere molto velocemente la vita, e in caso muoio comunque non ho nessun compagno che mi resti. Ma il mio obiettivo è quello di rendere l'arma il quanto più stabile possibile, e in questo caso mettere il survivalista mi servirà appunto per sopravvivere per tutta la missione. Comunque in questa partita non ho utilizzato neanche una build tanto particolare. Infatti comunque, nonostante avrei potuto mettere i danni critici che affliggono un tormento oppure una bella perk di assassino, ho deciso di optare per una build semplice ma abbastanza resistente, solo per questo video ovviamente, e soltanto perché la zona era alta e ero in singolo. Ovviamente se vado a giocare in un team in pubblica la mia build cambia leggermente: tutto antibomba magari diventa danni critici che infliggono tormento, e poi dopo qualche prova magari pure il survivalista ci toglierei per aumentare i danni. Ma questo poi va in base sia al tipo di missione, sia al tipo di team e sia al modo di giocare che volete utilizzare in quel lasso di tempo. Beh raga, io spero di essere stato abbastanza chiaro. Ricordo che Salva il Mondo è un gioco veramente creativo, molto più di quello che pensate arrivati a questo punto. Io spero che come al solito il video vi sia tornato utile. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento se avete delle domande, se ci tenete a sapere qualcosa in particolare che magari ho tralasciato. Io vi ringrazio di essere arrivati a questo punto, anzi, se siete arrivati a questo punto commentatemi con Notte Silente. Ci vediamo domani, bella bella!
I wish to stay.